Buona domenica amici di Chef in Cucina, oggi insieme a noi torna il nostro amico pasticcere Filippo Di Giovacchino direttamente da Fonte Artana. Ciao Filippo. Ciao Jennifer. Un piacere ritrovarti, veramente. Grazie. Questo chef veramente giovanissimo con la grande passione per la pasticceria si è formato insomma a Parma, giusto? Sì, all'Alma. Quindi hai fatto veramente una bellissima esperienza. Bene, allora oggi che ci prepari? Devo preparare un dolce al piatto con una crema pralinata alle mandorle. È meringota. Wow! È una ciolla alla mela. Dai! Interessante! Prendete nota perché, ecco, io dico sempre, approfittando delle festività natalizie, magari abbiamo più tempo, siamo più tempo a casa e possiamo rifare questo dolce. Allora, Filippo, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno dello zucchero, okay, del sale, andiamo a formare prima uno sciroppo. Ok, quindi andiamo a fare prima uno sciroppo, giusto? Sì. Per fare che cosa? Il pralinato. Il pralinato. Ok. Ci quindi... abbiamo messo pure un po' di vaniglio. Ok, per dare un po' l'aroma delicato della vaniglia. Devo formare questo sciroppo. Quindi praticamente in un pentolino alto mettiamo lo zucchero. Ecco, poi le dosi non ve le diciamo al momento perché le trovate in riepilogo alla fine della puntata. Quindi qui abbiamo messo semplicemente zucchero e acqua, giusto? Sì, okay. Per formare uno sciroppo. Ed ecco, Filippo, con il termometro stai controllando sì, la temperatura che deve arrivare a quanto? A 120. Quindi una volta che praticamente la nostra temperatura arriva a 120, possiamo dire che lo sciroppo sì, è pronto. È pronto. Giusto? Ok. E possiamo aggiungere il nostro frutto. Quindi praticamente le mandorle le mettiamo così, con, sì, con la loro buccia. E quindi adesso che dobbiamo fare? Si devono sabbiare. Ah, ok. Che significa? Perdona l'ignoranza. Tipo le mandorle attirrite. Ok, quindi dobbiamo... Faceva la nonna. Ah, ok. Ok, ecco, vedi, se mi dici così nella già... Nella festività. Sì, è vero, la mia nonna le faceva sempre. Quindi dobbiamo continuare ad andare avanti con la cottura, giusto? Sì. Ed è trascorso un quarto d'ora. Ed eccole qua le nostre mandorle atterrite, si dice, no, sì, atterrate. Sabbiate. Sabbiate. Non è giusto né atterrite né atterrate. Sabbiate è il termine giusto. Eccole qua. Con un po' di pazienza. Sì. È un'operazione anche abbastanza semplice. Ok. Una volta arrivati a questo punto, che dobbiamo fare, Filippo? Bisogna formare il caramello. Ah. Piano piano. Ma quindi dobbiamo andare avanti. Tutta la cottura avanti per fare una sorta di croccante. Ok. Vedi come si sta scegliendo piano piano. Sì, sì. Quasi pronto. Ci siamo quasi. Sì. Questa operazione ovviamente è un po' lunga che dobbiamo fare con un pochino di anticipo per realizzare questa ricetta a casa. Sì. Che facciamo a questo punto? A questo punto lo andiamo a stendere al raffreddore. Il pralinato si può fare pure con 50% di nocciola e 50% di mandorle. In questo caso abbiamo fatto il 60% di mandorle. Ok. Quindi qui abbiamo solo mandorle, giusto? Sì. Andiamo a stendere e raffreddore. Ok. E dopo caratterizzare. Deve diventare una pasta. Ok. Tipo pasta nocciola. Ok, quindi facciamo raffreddare, una volta raffreddato lo mettiamo in un cutter e lo facciamo girare. Lo facciamo girare. Ok, perfetto. Allora Filippo, quindi le nostre mandorle le abbiamo passate al cutter e sono queste. Sì. Poi andiamo a preparare la crema pralinata, 350 g di crema pasticcera classica e 150 di pralinato. Ecco, quindi ovviamente dobbiamo preparare prima la crema pasticcera, non siamo qui a prepararla perché comunque è un'operazione molto semplice che i nostri telespettatori a casa sanno fare, quindi stiamo aggiungendo il nostro pralinato di mandorle alla crema pasticcera. Poi nel frattempo abbiamo, qui che abbiamo fatto? Ho fatto la meringa classica. Perché sei scappato in cucina, ti ho perso un attimo. Sì. Allora, abbiamo fatto la meringa classica. Classica con lo sciroppo. Ok. Per lavorare in sicurezza. Quindi non con lo zucchero ma con lo sciroppo. Con lo sciroppo. Ok. Qui invece abbiamo... Devo fare una sorta di cottura, le uova. Ok, invece qui abbiamo una cialda, giusto? Sì, una cialda fatta con
Con? Succo di mela, burro, farina e zucchero. Okay. Stessa filamenta tra due silpat. È cotta in forno a 180 gradi per 7 minuti. Oh, quindi veramente veloce veloce proprio. Veloce. Quindi una cialda semplicissima. E poi qui abbiamo invece una mela biologica direttamente dalla piantagione di papà Antonio, sì, qui fuori. Quindi una mela biologica tagliata sottilmente, alla quale avete aggiunto credo qualche goccina di limone, sì, per non farla diventare, per non farla scurire. Ed eccola qua. Quindi fondamentalmente questa cosa deve essere golosissima, Filippo, vero? Buono, buono. Ah. Quindi ci aiutiamo di un sacco a pace, quindi già stiamo componendo il dolce. Il piatto, sì. Wow. Sai che io adoro proprio i dolci, i dessert, chiamiamoli così, al piatto. Mi piacciono tantissimo, li trovo veramente sfiziosi. Fa assaggiare. Oddio quanto è buona! Sembra una specie di mousse. Buonissima. Mazza! E questa crema? Con comporre il nostro piatto facendo... Ma questa, Filippo, volendo la possiamo utilizzare anche per farcire qualche dolce, eventualmente? Sì, possiamo fare pure dei gelati, questa è una pasta, serve per aromatizzare. Ok. Anche i bignè possiamo farcire con questa crema, che dici? Sì, volendo, volendo sì. Sì. Adesso andiamo a meringare la nostra crema. Quindi sempre sac à poche, mettiamo la nostra meringa. Sì. Che bella cremosità che ha questa meringa. Si può utilizzare pure per i semi freddi questo. Ma sai che non immaginavo che diciamo la crema pasticcera con in aggiunta al pralinato fosse così, cioè desse questo risultato. Veramente buonissima. Ma proprio rifatela a casa, amici, perché è molto molto semplice da fare. Veramente semplice. Ah, quindi dobbiamo ricoprire la nostra crema. Ah, ecco perché dobbiamo utilizzare allora lo zucchero liquido e caldo per comunque rendere sicura anche la nostra meringa. Ok, adesso mi è tutto chiaro. Bene. Devo bruciarla. Che meraviglia! Che dici, Filippo? A papà piacerà questo dolce? Sì, sicuramente. È stupendo. Andiamo a mettere la nostra cialdina. Wow, ma complimenti! Ma questo è veramente un... di una bellezza e di un'eleganza. È bravo, Filippo. Wow. Poi che facciamo? Devo mettere la mela. Quindi tagliata sottilmente e molto semplicemente appoggiata. Anche perché conferirà quella nota anche un po' acidula, forse che sta bene con questo dolce. Sì. Visto che comunque abbiamo una crema bella consistente. Perfetto. Che meraviglia. Andiamo a mettere pure un pochettino di sale. Sì? Come mai? Per far sentire di più la mandorla. Ah, per farla risaltare di più. Capito. Il nostro piatto è pronto. Capito il nostro Filippo, così giovane. Ricordaci quanti anni hai? 20. Cioè, vi rendete conto? 20 anni. Ma cosa ci può fare lui quando ne arriva a 30, 35? Guarda, veramente complimenti. Che grazie, Gian. Un punto di partenza già eccellente. Sarai l'orgoglio di mamma e papà, ne sono certa, che sono qui dietro le quinte, sono felicissimi. Grazie, Filippo. Grazie a te, Jennifer. E torneremo presto a fare le nostre ricette di pasticceria insieme a Filippo, direttamente qui da Fontertana. Continuate a seguirci tutti i giorni, vi aspettiamo su Rete 8. Ciao.